Signori, buongiorno a tutti. Oggi da Torricella in Sabina, un paesino in provincia di Rieti, e ci troviamo esattamente al centro storico del paese. Come possiamo vedere, centro storico molto comodo. Calcolate che a circa 50-60 metri troviamo il parcheggio per la macchina. Oggi andiamo a descrivere un appartamento che si trova su questo palazzo, che all'epoca, come mi hanno detto, il proprietario era l'ex castello del paesino. Entriamo all'interno, si trova al primo piano, c'è una rampa di scale che poi si accede direttamente all'interno dell'appartamento. Entriamo all'interno, questa qui è l'entrata principale, è un appartamento di circa 80 metri con due camere matrimoniali. Possiamo vedere qui nell'ingresso c'è un'ampia zona giorno con l'angolo cottura e il camino. Queste sono naturalmente le vecchie case, quindi le stanze sono molto ampie e molto luminose, come possiamo vedere infatti questa grande finestra qui nel soggiorno, anche la mobilia, come potete vedere, questa è una vecchia cassapanca d'epoca. Un appartamento ristrutturato circa 10-15 anni fa, quindi anche il tetto all'incirca una decina d'anni fa. Ma comunque basta, poi come potete vedere direttamente qui sul posto, basta una tinteggiata e l'appartamento è pronto, insomma, per essere abitato. Comunque era stato abitato fino a circa 3 mesi fa. Questo è il camino, perfettamente funzionante, come possiamo vedere. E questa è tutta la zona giorno, come ripeto, abbastanza ampia con l'angolo cottura. Tutte le utenze sono allacciate, acqua, metano e luce. Vediamo questo bel soppalco rivestito in legno. E adesso andiamo a descrivere quella che è la zona notte dell'appartamento. Come possiamo ripetere, troviamo due camere matrimoniali molto grandi e un bagno anch'esso molto grande. Questo è l'ingresso che poi ci conduce alla prima ed alla seconda camera. Entriamo a far vedere prima il bagno, un bagno anch'esso molto spazioso con la vasca. Possiamo vedere anche l'allaccio per la lavatrice. In ogni stanza troviamo i termosifoni e tutte le stanze sono munite di finestre molto grandi e quindi molto luminose. L'appartamento è esposto anche molto bene perché è esposto al sud e quindi prende il sole sempre. Andiamo a descrivere la prima camera, che è la camera, eccola qui, matrimoniale, come possiamo vedere, con il balcone che poi andremo a vedere. Anche qui sempre soppalco molto bello con questo legno, la finestra che poi ci dà l'affaccio sul balcone e la vista che poi andremo a vedere. Eccoci qui, vedete per esempio. Qui c'è da ridare una pitturata perché ci sono naturalmente l'intonaco si è spaccato, però nulla di grave, solo una ritinteggiata. Facciamo un rapido giro, eccolo qui, e andiamo a vedere quella che è l'esterno della casa, dove possiamo trovare questo balcone qui fuori, che ci dà poi questa visuale. Non so adesso se il sole ci toglie un po' l'immagine, però è un appartamento che dista a 100 metri dai servizi principali del paese, come le poste e tutto il resto, farmacia, alimentari. E questa è la visuale che possiamo vedere. In più c'è un orto qui sotto, o giardino, come lo si vuol chiamare, di circa 100 metri, adesso naturalmente abbandonato, quindi come possiamo vedere è tutto pieno di alberi, ma comunque si trova all'incirca qui. Poi quando lo venite a vedere, insomma, sul posto lo possiamo vedere più da vicino, scendendo anche sotto. Entriamo all'interno dell'appartamento, andiamo a descrivere quella che è l'ultima stanza e la seconda camera matrimoniale. Eccoci qui, entriamo, anch'essa molto molto spaziosa, come ripeto. Eccoci qui,
La possiamo notare anche qui il termosifone sotto la finestra anch'essa molto molto grande e molto luminosa. Eccoci qui, questa è la camera. E da notare questo stupendo affresco che possiamo trovare qui. Eccolo qui, per questo infatti i proprietari dicono che questo è l'ex castello e questo quindi è un affresco che penso degli anni 600-500. Naturalmente ci sono delle piccole crepe sempre che riguardano l'intonaco, poi da risistemare, comunque nulla di grave. Io credo di aver detto tutto, ci rifacciamo un rapido giro, ricordo che è un appartamento di circa 80 metri con due camere matrimoniali, il bagno e la zona giorno con l'angolo cottura. E il camino. Io da queste immagini vi saluto e vi do appuntamento per le visite sul posto. Grazie e arrivederci.